Oggi faremo una piccola intervista parlando con uno dei nostri invitati favoriti, che è sempre un piacere avere con noi e ringraziamo per aver accettato l'invito oggi. Sappiamo Dice, che, forse ero obbligato, tipo. sì, diciamo che dice, avrei preferito stare da un'altra parte, molto probabilmente, ma oggi ci ha dato l'onore di essere qui con noi e ciò ringraziamo all'Apostolo Rosa di essere qui con noi oggi. Buongiorno, per me è sempre un privilegio Amen, amen. esserci. Aspetta, ti aggiusto un pochino il microfono. Siamo sempre nella serie di risorse umane. E reparto risorse umane e proprio abbiamo sentito nel nostro cuore insieme all'Apostolo e a Pastor Giosuè di parlare da cuore a cuore, no? Tutto quello che siamo oggi come ministri lo dobbiamo sempre prima a Dio e a come Lui ha sempre guidato la nostra vita, però Dio usa persone e la persona che ha usato è stata sempre l'Apostolo Rosa. E se qualcosa abbiamo imparato del servizio è vedere lei servire. E quindi credo che dobbiamo approfittare anche come Chiesa queste opportunità diverse, parlando del servizio e entrando un po' in quello che è stata la sua vita, che tutt'oggi è la sua vita, ma la sua esperienza di tanti anni, di servizio a Dio, no? Qualcuno è curioso e vuole sentire? Ok, benissimo. Perciò, continuando con la serie Risorse Umane, Apostolo, abbiamo una domanda per te. La prima domanda è: perché pensi che la tua conversione è stata così radicale e ti ha portato a servire con tale passione? Cioè, non tutti quelli che si convertono solitamente hanno tale passione. Ciò, secondo te, qual è il segreto perché la tua conversione? Il tuo incontro con Dio è stato così radicale e ti ha portato a servire con tale passione. Ci sono tante di quelle cose che mi hanno portato veramente a una conversione reale, a una conversione completa, a un arrendermi completamente a Lui. È stato il suo amore, sentire la sua presenza, era qualcosa che io mai avevo sperimentato prima. E praticamente nella mia infanzia, adolescenza, giovinezza, la parola amore non la conoscevo. E quando lui è entrato nel mio cuore e mi ha riempito del suo amore, quello è stato per me qualcosa meraviglioso. Posso ricordare ogni giorno quel 27 di marzo del 72. Giorno, data e ora. Mi piacerebbe che tutti si ricordassero così, no? In particolare, Apostolo, a volte parliamo in famiglia, no? E diciamo sempre. Una conversione genuina sicuramente ha aiutato, ma come ci stavi dicendo, magari è stata la sofferenza o il trascorso della tua vita in qualche modo che quando ti ha portato a trovare un amore così grande, non lo so, qualcosa in te è scattato di dire voglio dare tutto quello che ho, tutto quello che sono per Dio. È un commento, no? Cioè, cosa pensi che abbia influenzato anche il trascorso che tu hai avuto di sofferenza? Penso che quello è una, diciamo, delle cose, però io penso che sentirsi ripieno di quella presenza di Dio che uno non ha gustato mai, per gratitudine uno serve, perché servire è veramente essere grato a Dio per quello che Lui ha fatto nelle nostre vite. È un dono meraviglioso, un dono grande che con nessun servizio possiamo veramente ringraziare a Dio per quello che Lui ha fatto per noi, partendo di come abbiamo visto in questa mattina, a dare il meglio del cielo per le nostre vite, così che non c'è niente che possa veramente riempire, diciamo così, quell'amore di Dio con la nostra gratitudine, sino con un servizio, una consacrazione, però con il cuore. E questo è quello Amen. che. E quando uno lo fa con il cuore, non viene meno mai. E quando lo facciamo per Dio, non per farci vedere. That's right. Giustissimo. Perciò possiamo dire che è un po' come il versetto della donna che portò il vaso di alabastro a Gesù, che Gesù disse:
Chi ha molto è stato perdonato, molto ama, ma chi ha poco è stato perdonato, poco ama. Perciò ritorniamo, come nella serie che si è parlato appunto sul servizio, che la gratitudine è quello che ci spinge a servire. Penso che un po' tutti si ricordano com'era la nostra vita prima di Cristo e dopo di Cristo, no? C'è qualcuno qui che dice, devo avere gratitudine per quello. Io sono il primo che è questo. E poi c'è un altro discorso, no? Che si commentava insieme. Il fatto che quel verso dice, a chi è molto stato perdonato, molto ama, no? E l'Apostolo dice, prima l'ha detto, cioè se noi guardiamo il sacrificio di Gesù e realmente quello che ci ha perdonato, nessuno di noi è stato perdonato da poco, cioè o è stato perdonato poco, solo che a volte ce lo dimentichiamo, no? Magari guardiamo una vita che ha avuto tanta sofferenza, che diciamo, ah, era una vita distrutta, però se guardiamo la nostra vita che apparentemente sembra normale, no? Come un'esperienza come la mia, diciamo, di vita vissuta, in realtà quando ci confrontiamo con il sacrificio della croce, nessuno di noi può dire che ha ricevuto poco o che gli è stato perdonato poco. Cioè tutti noi abbiamo ricevuto tanto da Dio. Quindi, come commento, no? Penso che dobbiamo andare a leggere quel passaggio e dire non solamente a una donna che era una prostituta, che ha fatto tanto peccato e quindi che Gesù dice a chi è stato perdonato tanto, tanto ama, sennò che ognuno di noi possa mettersi nella presenza di Dio e dire, Signore, ma tu cosa hai perdonato in me? Cosa mi hai dato? E quanto amore devo ancora dimostrare nei tuoi confronti, no? Io vorrei aggiungere qualcosa a questo. Dipende del nostro carattere, dipende dalla nostra fedeltà, dipende dalla nostra sincerità, dipende di tanti fattori veramente di servire a Dio. E una volta ho ascoltato un predicatore che diceva ci sono molti che hanno tanta conoscenza di Dio, però la conoscenza è nella mente, la salvezza è nel cuore. Così che diceva per 30 centimetri non vanno in paradiso. E ci sono molti nella chiesa così, che per 30 centimetri... Qua non c'è un amen. Amen. Dobbiamo fare che veramente che quell'amore di Dio venga nei nostri cuori. Come il buon seminatore, noi abbiamo l'esempio, no? Secondo dove cade quel seme. Se tu sei una persona reale, sincera, come veramente il cuore che desidera Dio, sicuramente quel seme cade in quella buona terra e Dio adempie il suo proposito in ognuno di noi. Amen, amen. Apostolo, so che molti qua ti conoscono, ma magari anche per quelli che sono qui la prima volta o quelli che ci stanno guardando da casa, potresti, so che è tantissimo, cioè hai scritto un libro, ma proprio due parole su com'era la tua vita prima di Cristo, proprio due parole, molto veloci. Due parole, io direi una sola molto veloce, riassumiamo, una sola, 50 anni distrutta. Okay. distrutta completamente, fisicamente, materialmente e spiritualmente. Ok, ora sono, va bene, ha riassunto l'hai molto, l'hai chiesto te. Ok, va bene. Ma il tuo trascorso anche un pochino familiare com'era? Molto veloce, prima o dopo? Prima. Il primo. Il primo, io la parola pace non la conoscevo, la parola amore non la conoscevo, la parola unità non la conoscevo, la parola famiglia non la conoscevo, e tutto questo l'ho conosciuto dopo. Esattamente. Che ricordiamo da casa che viene da una famiglia che era distrutta anche dall'alcolismo. Stregoneria, alcolismo, quasi tutti veniamo. Ce l'aveva con un po' bagaglio. Un combo. E perciò quando sei arrivata a Cristo, Dio ha restaurato queste cose in te. In me è stato un immediato. E dopo ho avuto anche la grazia di essere costante e mettere sempre le promesse di Dio avanti e ricordarcela ogni giorno. Tu è casa tua. Okay. E così, per grazia di Dio, ho visto la conversione di tutti i miei cari. Amen. 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 E facciamo una parentesi. Vogliamo darlo a Dio. E la parentesi è stata che quando parliamo di ho visto la conversione di tutti i miei cari, noi pensiamo che le cose sono state istantanee.
E in realtà noi abbiamo 30 anni per uno, abbiamo vissuto con te questi 30 anni, alcuni dei tuoi figli hanno più anni, hanno vissuto molti più anni, però è stato un passo a passo con Dio, no? Una conquista dopo l'altra, una battaglia dopo l'altra, un servizio dopo l'altro. Quindi, L'ingrediente è preghiera e digiuno. amen. Ecco, la ricetta ce l'avete, potete farla anche a casa. Benissimo, perciò Perché capendo. i miei figli sono stati tremendi. Alcuni figli Nessuno sono meglio di qua. voi. Vabbè, c'è l'ultimo che un po' ha imparato, no? Dall'esempio. Dell'esempio degli altri. Esatto. Ok, Però benissimo. non parliamo di figli, però Non tiriamo andiamo. chi non è su questo palco in gioco. Esatto. Comunque sia, Parliamo di nipoti. andiamo Pastor Gio, avanti. com'è stato? Non scherzo. Allora, andiamo avanti, Apostolo. Dopo la tua conversione, te sempre ci hai raccontato che è stato naturale per te servire. Hai iniziato a servire Dio in chiesa in tante cose. E la mia domanda è, ci racconti quali sono le aree che hai servito in chiesa e come sono state durante il tuo percorso? Cioè, prima facevo questo, poi è successo Sì, questo. dall'inizio, no? Perché uno si immagina un apostolo Dall'inizio, e dice no, è diventato pastore subito, esatto, no? no. Cioè. Io era come il prezzemolo, c'era dappertutto. Ok. Tutto quello che c'era da fare in chiesa, mai, e questo lo dico veramente con rispetto, però con grazia, sapendo che siamo nella presenza di Dio, mai mi hanno dovuto chiamare né i pastori né le persone, diciamo, in autorità nella chiesa. Per dirmi guarda, manca questo, manca quell'altro. Io ero sempre a guardare intorno per vedere veramente che cosa potevo fare per la Chiesa. E questa è la gratitudine. Se noi veramente abbiamo una comunione intima con Dio e siamo grati che Lui ha dato a Gesù Cristo per le nostre vite, non dobbiamo aspettare che ci dicano le cose per fare, dobbiamo cercare noi perché noi lo facciamo per Dio, non per la Amen. Chiesa. Amen. Perciò Quindi appena. dove c'era bisogno. Te Come? dice, te eri lì. E io Dove? pulivo il bagno, lavavo i pavimenti, E servivo in tutte le andando nel contesto della chiesa, no? Ogni chiesa è diversa, apostolo. Quindi Sì. raccontaci un pochino. Noi l'anno scorso abbiamo sperimentato, appunto, abbiamo conosciuto i tuoi, le prime braccia, diciamo, che ti hanno accolto nel Vangelo, no? Che sono Sì. praticamente stati i tuoi pastori, no? Era una chiesa grande, era una chiesa No, piccola. era Ok. una chiesa piccola, è stata sempre una chiesa piccola, e non passava di 30-40 membri, erano tutte persone benestanti, tutte persone laureate e mi hanno accolto con tanto amore. E questo anche mi ha fatto, e sempre noi diciamo, come si deve comportare la chiesa quando riceviamo visite, riceviamo persone nuove. Perché a me mi hanno accolto con tanto amore, tante braccia sono venuto veramente a abbracciarmi che io non me ne volevo andare più della chiesa. Era trovata quella famiglia che sempre aveva desiderato. Perché l'impatto della chiesa non è solo mostrare amore, è avere amore, per quelli nuovi, per quelli di fuori, per quelli che entrano, dimostrare veramente e dare quel calore che stanno aspettando. Yes. Amen. E quali erano le aree, quindi ovviamente ti hai detto dove c'era bisogno, ma raccontaci un po', nel senso. Com'era la tua giornata tipo, ad esempio? Te ti alzavi la mattina, a che ora ti svegliavi? Cosa Posso facevi? dire che io, se devo raccontare una giornata di quelli tempi, diciamo così, Erano giornate di non ce la 52 faccio perché nemmeno io credo come ci sono riuscita. È Perché soprannaturale. crescere quattro figli da sola e avere un ristorante che. Perché questi poi sono i dettagli, no? Nel Esatto. senso, l'apostolo quando si è convertita non era a tempo pieno Al al ministero, ministero. assolutamente. Cioè, lei aveva quattro figli Senza marito. senza marito e un ristorante, giusto? Come facevi? Cioè, raccontaci davvero, mi alzavo a che ora? Allora, Monica non c'è, però Franco c'è qui presente. Alle 4 del mattino io le mettevo dentro di una coperta e me le portava con me al lavoro. Proprio dentro la coperta è così. Dal letto Molte alla volte coperta. sapete qual era la macchina? Una carriola.
Ah, con la carriola li portava. Stiamo parlando di tanti anni fa. Sì, Non sì. diciamo quanti, ci avete provato. No, 50 sono sicuro. circa 50 anni fa, Circa. indefinito, in Argentina questo. Certo. Ok. Ciò alle 4 del mattino ti caricavi il peso familiare. Sì, perché dovevo andare a aprire il ristorante, che venivano a fare la colazione al mattino presto, e dopo dovevo mettere tutte le pentole per fare da mangiare, perché a mezzogiorno avevo 150 persone. Voglio dire che il centro commerciale, supermercato, chiamiamolo così, e mi rimaneva 2 chilometri, e io dovevo fare quelli 2 chilometri con i sacchi di patate nella spalla, Quindi anche palestra, capito? Altro e che. compravo sì i polpacci, le muscole, non è che sono Ed venuti da è per scuola. questo che ce l'hai più grossi dei miei. Assolutamente. Lo dica Dario. Insomma, ti caricavi la spesa Sì, tutti questi e per chilometri. esempio lì il vino si compra, ci sono dei scheletri di ferro, dove ci vengono 12 bottiglie, così che io mettevo due scheletri di qua e due di questa parte, che sarebbe 24 litri, 24 litri, più il peso delle scheletre, più il Cioè, più di quello vetro, che e uno alza in facevo 2 palestra. chilometri per portarle, mentre che la pentola. Per tutti i palestrati che ci seguono, provate questo allenamento. Esatto, questo è il nuovo workout. E perciò arrivavi, facevi le colazioni e poi iniziavi a cucinare per il pranzo. E poi che succedeva? Il pranzo? Il pranzo, quando suonavano la campana nella fabbrica, uscivano tutti come matti lì e si sedevano, io dovevo avere tutto pronto Per 150. per 150. Eri te da Arrivavo sola? da sola, mai. I miei figli giocavano lì mentre che io. Esatto, non venivano sfruttati, chiariamo. No, Marcello c'ha diverse cicatrici. E nella faccia, perché lui era inquieto, era una persona che non rimaneva un Era po' un bambino ferma. vivace, insomma. È il modo carino di dirlo. Così che veramente quando io guardo indietro dico: come ho fatto? Come ho fatto? Perché veramente crescere a 3 maschi e lavorare, e mai ho avuto nessuna persona. Questo è quello che io, non è un orgoglio mio. Per una parte, come molte volte ho rinnegato della vita che ho avuto della mia infanzia, però quello mi ha servito a essere quello che sono stata e quello che sono oggi. Perché Quella resilienza. non avrei avuto la forza, la capacità, la sapienza per portare una famiglia avanti e fare tutto quello che ho fatto, se non è per tutte le esperienze che ho ottenuto, che fra virgolette non era buona a quell'età, però mi ha servito. Poi te sempre ci hai raccontato che se era un giorno in cui c'era l'incontro in chiesa, te che facevi con il ristorante? Io mai, fratelli cari, se voi, il Signore dice: cerca prima il regno di Dio. Quando tu metti in pratica Matteo 6,33, non ti deve preoccupare per niente, perché le finanze, l'oro, l'argento, tutte le ricchezze sono in Dio. Se non ti arricchisce Lui, invano tu lavori. Io facevo delle cose che venivo maltrattata dai miei genitori, le persone dice: tu sei matta, non importava, io era matta per Dio e basta. Avevo il ristorante e arrivava il momento che era l'ora della riunione, io già mi mettevo ansiosa, nervosa e non volevo perdermi. Io non mi ho perso nessuna riunione, Dio è presente in nessuna riunione. Per me era una cosa che sempre prima era Lui, no? Così che arrivava, immaginate voi, il ristorante al mattino gli dava la colazione, alle 10 gli dava i panini, a Sveglia mezzogiorno gli dava da dalle mangiare. 4 praticamente. Però io per anni non sono andata a letto. Per dire Ecco, questo così, è il segreto. si ricaricava con l'energia solare. No, come fai per mantenere una casa grande, pulita, 4 figli, sempre la casa impeccabile? Venivano a fare le riunioni i pastori, venivano gli anziani, era l'unica casa che sempre era pronta per ricevere a qualsiasi. Soprannaturale.
era impossibile. Perciò arrivava l'ora del servizio e che facevi con il ristorante? E che facevo l'ora del servizio? Li dicevo a uno che era più, diciamo così, conosciuto. Un cliente storico, che si chiama Tolosa di cognome. Tolosa, se non sta mirando, te salutiamo. E io gli dicevo, Tolosa, rimane qui, tu ti chiedono il vino, ti chiedono il fernet, ti chiedono quel che ti chiedono, tu scrivi, dopo quando vengo io, vediamo. Cioè, quando tornavo io erano tutti a gattoni. Tutti a gattoni era. Cioè, dopo non è che era un ristorante che tu dici il vino ce l'hai in un'altra stanza, lì era tutto, loro si sedevano e le casse di vino erano lì, si servivano da soli, così che... Era una cosa molto, diciamo così, come posso dire... Alla mano. Sì, ma controproducente da un punto di vista di business, no? Nel 50 senso, anni fa non è che... Comunque controproducente a livello economico, perché te dicevi, cioè io mi fido di te, tu scrivi e quelli cioè razziavano praticamente tutto. Sì. E nonostante ciò, apostolo, è questo che sempre i mi ha toccato. I miei figli conoscono a queste persone che stiamo parlando. Però nonostante perché ciò Dio sempre ti ha benedetto, cioè come dicevi sempre prima. Sempre, e sapete, avendo 150 persone tutti i giorni, il lavoro era tanto, però anche i soldi che entravano erano tanti. Essendo una donna sola, ci sono molte persone che si approfittavano, no? Invece di uscire per la porta principale, diciamo così, del cantiere che era grande, uscivano, saltavano la recensione, uscivano per un'altra parte per non pagare. E molte volte il capocantiere mi faceva entrare con lui, no? Per vedere queste persone che non pagavano. E quelli bidoni di acqua grande, no? Li rigiravano e si nascondevano dentro quelli che non pagavano. Cioè proprio da inseguirli, insomma. Perciò così facevi, che non sapete la vita. Facevi da cuoca, da sì, cameriere. Da esattore delle tasse. Da esattore delle tasse, carabiniere, sì, mamma a tempo pieno di quattro figli. E perciò arrivava l'ora del servizio in chiesa e te lasciavi tutto, lasciavo tutto, tutto, sì, tutto lì e dicevo guarda tu scrive, dai, scrive, dopo io torno, però mai mi ho perso una riunione. E per entrare nel contesto, no, della chiesa, per ritornare lì, c'era una riunione alla settimana, c'erano gruppi in casa, cioè come funzionava la settimana? Io voglio tornare un po' sulle finanze. Andiamo lì. Perché a me questo, molti dicono... E come sei stata benedetta, ma che hai fatto, con chi ti sei sposato, con un vecchio ti ha lasciato la villa, a me nessuno mi ha lasciato niente, nemmeno il mio marito, non mi ha lasciato nessuno niente, tutto me l'ha lasciato Dio e tutto lo rilascia Lui. Amen. No? Però nessuno avrà una ricompensa da parte di Dio se non ha saputo servire e mettere a Lui nel primo posto. Noi invidiamo, desideriamo quelle degli altri, però non vediamo il vissuto di quelle persone per poter dire va bene, c'è un perché. I sacrifici. Però Dio veramente è colui che compensa, è colui che ricompensa veramente quando noi lo mettiamo sempre nel primo posto. Amen. Dopo voglio aggiungere anche, io mai, e questo io lo desidero che tutti i miei figli, e questo l'ho detto anche nelle prediche, io mai ho misurato niente per poter aiutare al prossimo. E voglio dire una cosa che penso che in una predica l'ho detto. Io portavo i miei figli in chiesa e in chiesa quando loro entravano vedevano 7, 8, 10 bambini con i loro vestiti addosso. E si mettevano a piangere, specialmente Franco, che era molto geloso era delle molto sue cose, geloso del suo, e io lo riprendevo, però mai ho lasciato una persona che vedevo che c'era un bisogno e non rispondevo veramente a quella necessità, a quel bisogno, non mi interessava chi fosse la persona, sia dentro o fuori la chiesa. E quella generosità è quella che veramente Dio desidera, perché Lui è stato molto generoso con noi. Amen. Dandoci a Gesù Cristo. E mai possiamo fare sufficiente per poter ringraziare a Dio per quello che Lui ha fatto per noi. Io fino ad oggi gli dico, Signore, non mi basterà nemmeno l'eternità per ringraziarti, per la mia vita, per tutto quello che mi hai fatto vivere, per i miei figli. E l'ho detto una volta, se io...
avrei fatto una lista dicendo al Signore voglio i figli così, voglio i nipoti così, io avrei chiesto meno di quello che il Signore mi ha dato. Sono molto grata a Dio. Amen. Io, Apostolo, a me fa pensare molto questo, perché a volte parlando con il profeta Palomo, con un maestro della cultura giudea, è impressionante questo, che Dio nella sua parola sempre, facciamoci caso, e sarà per un'altra predica, tra virgolette, però nella sua parola sempre enfatizza il fatto di non dimenticarsi di essere generosi, ma non con la Chiesa solamente, se no con il prossimo. Cioè, in tutte le feste giudee, Dio sempre comandava al suo popolo di lasciare un'offerta speciale per le vedove, un'offerta speciale per gli anziani, un'offerta speciale per gli orfani. E sempre a livello proprio della cultura biblica, Dio, in spagnolo si dice demandar, no? Cioè richiedeva che il suo popolo sia un popolo generoso. Amen. E questo è uno dei segreti, io so, che sostiene la nostra famiglia. Perché tu l'hai sempre detto, però l'hai sempre fatto e ci hai sempre obbligato finché quell'essere generoso non diventava parte. No? Assolutamente. E voi sapete che io sono molto diretta. No. No. Sto scherzando. Quando mai? Scherzo, apostolo, scherzo. I tirchi non sono figli di Dio. Punto. Questa citazione la possiamo chiudere in questa puntata. È vero. Per niente. È vero. Perché se ho il carattere di Dio e sono grata a quello che Lui ha fatto, desidero dare. È la mia gioia dare. Deve essere uno stile di vita. Amen. E non dare perché c'è un bisogno, perché puoi essere mosso a misericordia in quel momento. O con preferenze, perché si fa anche questo, no? Sì. Cioè, io do perché è il pastore, io do perché mi sta simpatico, però se devo aiutare qualcun Sapete altro, Sapete che uno, no? uno dei... in un tempo insegnavo questo, e penso che quelli che sono più vecchi della Chiesa, non in età, sino di tempo... E sanno di chi sto parlando, di un ragazzo Maurizio, un ragazzo malato, e io avevo un orologio caro e lo volevo regalare e molti lo desideravano e io, per esempio, quasi sempre in la cultura umana c'è che se io ti faccio un regalo io mi aspetto un altro regalo altrettanto e grande e quella persona che me lo deve fare per l'orgoglio me lo deve fare più grande. E dopo io mi sento in compromesso e le devo dare un altro. Un ciclo infinito. E così le persone si indebitano. Invece io, quell'orologio che costava, invece di darlo a una persona che poteva ricambiare, l'ho dato a questo ragazzo. Io me lo ricordo. Te lo esatto. Ricordo. Sì, noi sì. Eravamo piccoli. Abbiamo detto che... E questo è quello che è il cuore di Dio, non è che noi dobbiamo dare per dire devo ricevere, nemmeno con Dio. Questo è quello che vorrei, non so come esprimerlo. Io non devo essere generosa perché sennò Dio non mi benedice. Io Amen. Devo già essere generoso per natura, per essere una nuova creatura, Amen. Per avere lo Spirito Santo, per poter godere di quella grazia di Dio nella mia vita. Amen. E right. Deve essere uno stile di vita. Yes. Non devo aspettare l'opportunità per farmi vedere. Sapete, questo voglio dire, questa e questi pastori che sono stati qui, loro sempre invitavano, come invitiamo noi, persone di fuori, no? E invitavano persone che avevano programmi radiali, in televisione e tutto quanto. E quando portavano una persona di questa, io sempre, come posso dire, e ho avuto questo di dare il meglio, così che come io vendevo di tutto e avevo di tutto, prendevo sempre la cosa più grande, più bella, più costosa che io avevo in casa per venderla, per darle a questo servo di Dio. Però mai, mai, mai io sono entrata con il regalo, si era, diciamo così, una coperta bellissima, perché viaggiavo al Brasile a comprare il meglio. Perché faceva anche la commerciante. Faceva import-export. Esattamente. Così che
No, io lo prendevo, lo portavo una settimana prima e ce lo davo a questi pastori e gli diceva: questo voglio che lo date a nome della Chiesa. A nome della Chiesa. Solo loro sapevano che io avevo portato quello, nessun altro. Penso che il silenzio uguale a tanti. Esatto, sia molto e esplicativo. E questo è il segreto, quando noi, dopo lo dice la parola, se vogliamo gli applausi, allora io entro con il pacco e sto qui. No, quando vogliamo veramente onorare a Dio e aspettare la ricompensa di Lui, dobbiamo fare. Dice che quello che fa la nostra mano destra non lo deve sapere la sinistra, no? E quindi, Apostolo, ritornando al servizio, c'erano diverse riunioni in settimana, cioè non era una chiesa che non era attiva in settimana, perché no. Uno si immagina le chiese moderne che hanno solo il servizio la domenica e, ciao. E il giovedì. No? Però in quei tempi il Vangelo era ben diverso. Cioè, raccontaci un pochino. Cioè, magari c'era 4 giorni, no, di servizi. La salvezza era la stessa. La salvezza è la stessa, ma il funzionamento della chiesa, cioè quanto ti impegnava nella settimana? Perché te prima dicevi: io ho aperto la casa e si faceva incontri. Cioè, te allora, avevi un gruppo in casa. Appena che io mi sono convertita, io mi sono convertita in una tenda. E appena che mi sono convertita, uno degli anziani, Felipe Urbano, che salutiamo, non c'è più da tanto, ci nel cielo, allora. Sì, si può vedere. Lui aveva molto problemi con i figli, anche questa è una grazia di Dio. Lui, essendo un anziano, aveva i figli nella droga, nella prostituzione. Dobbiamo veramente, questo è un altro tema, però preghiera, digiuno e presentare i nostri figli. Amen. La guerra sappiamo che non è con loro, e con tutto quello che veramente portano, quel bagaglio, diciamo, di generazione in generazione. E come genitori dobbiamo sapere come combattere quello. E lui aveva questi figli che non poteva lui prestare la casa. E io appena convertita, lui parlava con uno degli anziani, che dopo è stato il mio medico di famiglia, e gli diceva: guarda, io non posso prestare più la casa perché non sono di un buon testimonio, non posso. E io immediatamente ho ascoltato questo, ho detto: permesso, la mia casa è pronta. Così che non avevo nemmeno un mese di convertita, io ho già dato la casa. Perciò la tua casa era sempre aperta per fare tutti i servizi che c'era disponibile. E avevamo una casa di pace, un annexo lo chiamavamo lì. Un light group. Tutti i martedì. E la casa era grande, con 2 garage, uno di una facciata e quell'altro dell'altra facciata. E Enzo e Catalina sono state lì con me. Allora nel garage della parte di una delle strade, lì ho messo le sedie, ho messo tutto, versetti biblici e tutto, quello era, ed era dedicato solo a quello. Il Signore. Che bello. Ed è in queste sale, esatto, che nostro padre si è infiltrato nella tua, esatto, famiglia. Esatto. Perché Orazio... È in queste sale, esatto, che è entrato, che aveva 11 anni tipo, e non è uscito e più. Non è uscito, cioè, più. Quindi... Esatto. Lì. Perché oltre al martedì te avevi anche le riunioni dei giovani in casa tua, giusto? Giovani, posso adolescenti. Posso raccontare qualcosa? Se non è so. Troppo vergognosa, questa domanda mi fa paura, ma esatto, è l'espressione. Sì. No, per esempio quando avevo il ristorante, no? Mm-hmm. Che alla sera per esempio loro uscivano alle 5 e la riunione era alle 8, come facevo io per tenere queste persone dalle 5 alle 8, perché io li portavo a tutti lì nell'annexo e non sapevo come tenerli, così che per tenerli doveva dare da bere. Quando arrivava alle 8 erano tutti fuori, tutti proprio che in chiesa, ma ubriachi. No, non di spirito. Chiesa, nel ristorante, nel perché ristorante. Dopo dovevamo fare 2 chilometri per andare dove io abitavo, che c'era la casa l'incontro. Di pace. Vabbè, lo smaltivano camminando. Sì. E sapete che io le sedevo davanti e mettevo a Franco a fianco di uno, a Monica a fianco di altri, dell'altro. E queste persone, certo, si sedevano, stavano tranquilli, lì subito si addormentavano. E uno di loro russava e Monica gli dava una gomitata per svegliarlo.
E in un momento ha dormito tanto che quando le ha dato quella gomitata ha detto gloria a Dio. È saltato. E si è alzato e ha dato la mano al predicatore. Ha interrotto il sermone. Non avevo sentito niente. Cosa succede nell'evangelismo? Però di tutto quello c'ho ancora famiglie che con qualcuno già ho perso il contatto per essere già 35 anni qui, però con altri ho ancora i contatti. Esatto. Una cosa che mi ha toccato molto, Apostolo, è che quando io sono andato in Argentina con te, che ero poco più giovane, no? 13 anni. E cosa succede? Io ho conosciuto una di queste famiglie che tu hai portato a Cristo. Sì. Agustina, mi sembra che si chiama. Che era una donna con quasi 5-6 figli. 5-6. Sì, sono 6 perché una figlia l'ha cresciuta la nonna, però sono 6 in tutto. 6 figli. E a me mi toccava tanto il cuore. Dopo tanti anni a rivederti, questa donna proprio si commuoveva, ti abbracciava e tutto quanto, e raccontava le storie di come tu la portavi in chiesa, perché anche lei era rimasta senza marito, crescendo 5 figli. Mi ha fatto carico di tutti i suoi figli. Li ho mandato alla scuola a pagamento, una scuola privata come ho mandato i miei, li ho vestiti, li mantenevo completamente tutta esatto. La famiglia. E uno di loro si sta comunicando tutti i giorni con me, e Franco lo sa, e lui mi manda delle registrazioni che mi fanno riflettere e mi fanno piangere, perché lui si ricorda della sua infanzia. Esatto. E lei proprio raccontava che per andare in chiesa era un incubo, perché te andavi a casa sua ad aiutare a preparare queste 5 angeli, no? E in più c'erano anche i tuoi, perciò un esercito di quasi 10 bambini. C'era un'altra famiglia, un'altra famiglia, Marta Cunino, con 11 figli. Esatto. Cioè, praticamente in chiesa c'erano più bambini che persone adulte. Ci raccontavano che te preparavi qualcuno, lo vestivi per cambiava bene, con la camicina, usciva fuori, si buttava nel fango e preparava l'altro. 2 ore prima. Però che bello, perché il nostro servizio può lasciare dei semi di eternità nella vita delle persone. Esattamente. Voglio dire che queste 2 famiglie, una non c'è più, già è con il Signore, però Marta Cunino, con 11 figli, tutti sposati con pastore, tutti con chiesa, e io vado a predicare quando vado in Argentina nelle loro chiese. Wow. 3 generazioni come noi. Wow, e tutto è partito da un seme, servire, evangelizzare. Da sacrificio. E sapete come ho conosciuto? Posso raccontare con poche parole? Poche. Dani aveva 2 mesi appena nato. E misurava già 1,70 m. 75 e non stava bene. Allora io andavo al come si chiama? L'ospedale. Alla guardia medica. Mm. No, c'era lo dispensario, guardia medica si chiama qui, per andare a prendere una medicina per lui. E pioveva. In quel tempo nessuna strada aveva l'asfalto, tutto di terra che affondava nel fango. E io sono andata a piedi sotto la pioggia e tutto per cercare questa medicina per Dani. E lì ho incontrato a questa donna che era lì sotto un albero che si bagnava tutta. E le ho detto, che fai qui? Sto aspettando, dice che apre perché non hanno aperto ancora. Allora abbiamo aspettato, non apriva. E le ho detto, che cosa ha tuo figlio? Perché un figlio che ha la stessa età di Dani, si portano giorni. E lei mi ha detto che cosa aveva, mi sembra che era la febbre, l'ho detto vieni a casa mia, l'ho detto io non ce l'ho la medicina per il tuo figlio, l'ho detto e dopo io andrò in farmacia per il mio. E abbiamo camminato tutte quelle strade piene di fango, l'ho portato a casa e l'ho fatto entrare per il garage dove ci erano tutti i testi biblici, no? Le sedie e tutto. Casualmente l'ha fatto entrare da lì. Allora lei ha guardato e ha detto, ma che cosa è tutto questo? No, l'ho detto, qui facciamo la riunione, così. Noi l'ha portato in cucina, le ho dato tutto e gli ho predicato il Vangelo. E lei è stata tremenda, lei vuole venire qui. Lei mi ha detto, io voglio venire, se mi paghi il biglietto voglio venire.
E io, dopo che lei ha accettato il Signore e tutto, l'ha accompagnato a casa e le ho detto: guarda, perché non è solo far accettare il Signore, è fare discepoli. Il Signore ci manda a fare discepoli. E seguire. E io volevo seguirla, perché tutto sempre l'ho fatto così. E lei, quando ha iniziato ad andare a casa, si nascondeva. Dopo l'ha raccontato lei anche quando ha testimoniato in chiesa, che lei gli diceva ai figli: quando voi vedete questa donna così, avvisatemi, io scappo di dietro, dice, ditele la mia mamma non c'è, no? E molte volte io l'ho aspettata lontano dentro della macchina per prenderla, e lei dopo mi dava la colpa al marito: no, se mio marito lo sa, mi ammazza. Ho avuto tanta pazienza, e ora, come ho detto, lei con tutti i suoi figli hanno chiesa, si sono sposati con pastori, sono tre generazioni. L'amore per una vita, no? Per una vita. Esatto. Apostolo, mi verrebbe da farti una domanda, tante in verità, ma giusto una per avvicinarsi al proseguimento. Come facevi a mantenere un equilibrio tra servire Dio, la tua vita lavorativa e soprattutto curare la tua famiglia? Cioè, te avevi una giornata di 24 ore come la nostra, penso, eppure riuscivi a fare queste cose senza trascurare una di queste, che sono cose importanti come la famiglia. Qual certo. è il tuo segreto? Veramente, sì, come ho detto prima, quando ho iniziato, si guardo indietro e non lo so come ci sono riuscita veramente, perché, come ho detto, non è che io facevo una cosa e trascuravo l'altra. La mia casa era sempre pulita, sempre brillava tutto, si andava con i pattini per terra, e guai a chi mi sporcava, no? I miei figli non le ha fatto mancare niente, sempre stavano in forma. E io penso che è stato tutta l'infanzia, io non ho saputo un'altra cosa che lavorare, penso. Ma la mia domanda è questa: i tuoi figli hanno mai sentito la tua mancanza, che eri troppo occupata con la chiesa? No, o no, occupata? Hanno sentito molta, molta, non mancanza, presenza. Hanno sentito molta chiesa, in generale. Franco scappava quando era l'ora della riunione, io, guarda, anche picchiandolo, però lo portavo in chiesa. No. Ecco, questo dobbiamo censurarlo, no? Tagliamo oggi, perché oggi i bambini non si toccano. Cioè. Va bene, oggi, per questo sono quello che sono. Fatemelo dire. E come disse Gesù, chi ha orecchie da udire, oda. Ecco. Se il Signore mi fa tornare indietro, io farei. Proprio parlando con Monica questi giorni, con mia figlia, e anche tu mi sembri, sì, sinceri, sì. Naomi. Sì, io sempre ringrazio Dio per le mazzate. Cioè, nel momento no, credetemi, quando uno è adolescente, io sono arrivata a odiare la mia famiglia per come era rigida nei miei confronti. Specialmente a me. Sì, veramente. Era l'unica che ti riusciva a tenere. Era l'unica che mi riusciva a tenere le redini, no? Perché, però è stato l'unico motivo per cui sono qui. Questa è la verità, perché... That's right. Per carattere sarei in qualsiasi parte del mondo in questo momento. E invece quel essere Monica, rigido... Monica, che ha poco carattere, tu di carattere forte, se non intervenivo io... Era la fine. No, però era disciplina, però al tempo stesso amore. Pazienza, tanta pazienza. Io non so quanti nonni ci sono qui, però... E l'amore per la famiglia si deve, come posso dire, dimostrare non con parole, sino con gesti e la unità, e mostrarle veramente quanto ci teniamo a loro. Io per più di 15 anni, anche servendo qui in Italia al Signore, avendo la villa, la famiglia grande, i figli, io il sabato lo dedicavo ai miei nipoti. Me lo ricordo. E tu, Davide, lo andavi a prendere al mio nipote lì a Isolotto tutti i sabati per portarmelo. Non ho lasciato un sabato. Io per me mai ho avuto tempo. Però io mai ho trascurato la famiglia. Era il giorno della famiglia, dei nipoti. Il sabato io le prendevo a tutti insieme
ci metteva sul mantello quello dei figli. Avevamo no, c'era un furgone, questo che è qui fuori. Sì, sì, aveva, lei aveva un furgoncino a 9 posti, per darvi un'idea di quanti nipoti, e la caricava con tutti i nipoti. E ci portava, zio Dani, sì, e ci portava a mangiare, a stare assieme al giardino, non me lo dimenticherò mai. Sì, e dopo si andava anche al cinema. Esatto. E poi c'era sempre un momento anche per la parola, perché io esatto. Questo però quello ci era sedeva la prima cosa. E lì, capito, faceva il pastore, non c'era. Iniziava la scuola domenicale privata. Esatto, il discepolato privato. Però sì, mantenere un equilibrio tra il ministero, però ricordandoci che il primo ministero che Dio ci dà è la nostra famiglia. Esatto. E che è inutile guadagnare anime fuori se perdiamo di vista quelli che sono in casa. In Argentina c'è ancora un giornalino che si chiama Il Sentiere del Cristiano, sarebbe tradotto, Il Sentiero del Crescente. E lì vengono tante testimonianze scritte di pastori, no? Che perdono la famiglia per il ministero, e pastori che i figli sono in carcere, che sono stati nella droga, è molto triste. Perché hanno trascurato la famiglia. Perché hanno trascurato, per non l'ho saputo, non lo so. No? E per molte famiglie sembra che i genitori sono strani per i figli, perché non ci sono mai. Invece io sempre... E ho incoraggiato, aiutato, perché la prima è la salvezza. Il Signore dice: tu è casa tua, io non posso andare a salvare gli altri quando i miei figli sono nel mondo, che in qualsiasi momento il Signore li può chiamare e vanno all'inferno, non li vedo più per tutta l'eternità. Non è possibile. Per questo il Signore dice: tu è casa tua, non dice tu e i vicini o non lo so, il mondo intero. Iniziamo per casa. E ogni giorno conta. E quella no? È la cosa più difficile, la casa. Quando tu sei capace di guadagnare i tuoi, ti sarà facile tutto l'altro. Perché i tuoi ti conoscono chi sono. Sanno. Gli altri non ti conoscono. That's right. Comprendete? Io posso andare con tanta simpatia, tanta dolcezza a predicare l'Evangelio agli altri, però gli altri non sanno come io vivo in casa mia. Vero. Però i miei figli hanno da rimproverarmi se veramente io non mi comporto come mi devo comportare. O se diciamo qualcosa qua che non siamo veramente. That's right. Totalmente. E io sono stata molto rigida in questo. E ringrazio a Dio, e come ho detto e lo ripeto, se torno indietro farei lo stesso. E anzi, io anche noi ringraziamo perché siete stati così per noi. Assolutamente. Nel momento non piace, ma oggi io farei la stessa cosa con i miei figli. Perché è l'unica cosa che ci preserva dalla cultura del mondo. Esattamente. Apostolo, un'altra domanda per indirizzarci verso la chiusura. Avevamo in mente questa domanda di farti perché mi fa pensare molto, no? Che molti dicono, te sei cresciuta in Argentina, hai passato metà della tua vita forse in Argentina, e noti delle differenze tra il servizio delle persone in Argentina e il servizio delle persone in Italia? Ossia, mi verrebbe da dirti, la cultura del luogo, della nazione o della società influisce in qualche modo sul modo in cui la gente serve nella Chiesa? C'è queste differenze? Quali sono queste differenze tra Argentina e Italia che hai notato? La cultura c'entra tanto, però noi qui abbiamo persone di molte culture, però non delle culture di come veramente è nel loro paese. Perché l'ispano gli piace servire, gli piace la comunione, però qui sembra che dopo si adattano. Alla cultura italiana. Sì. Invece in Argentina... E andare al pastore e dire: pastore, dammi la chiave che ti vado a lavare la macchina, e era un privilegio che un membro della chiesa vada a lavare la macchina al pastore. È un privilegio che una sorella della chiesa dice: pastore, io voglio venire a pulire il tuo ufficio, voglio venire a pulire casa tua. Litigavano fra di loro per fare una cosa così. Succede, pastore, credimi, ci succede tutti i giorni qua in Italia, sì. Uguale succede questo. Dobbiamo chiudere il cancello per non farle entrare.
E secondo te, perciò c'è questa differenza proprio C'è culturale? tanta differenza, tanta, tanta, tanta. Quindi come Chiesa dobbiamo affrontare anche la cultura del mondo e capire che parte della cultura del mondo non deve fare più parte della nostra vita. Perché Io penso che nessuna, perché se io non sono una nuova creatura, devo prendere la cultura del regno, non è che posso mischiare un po' della cultura del mondo e un po' della cultura del regno. Sono una nuova creatura, devo far crescere quella nuova creatura in me e in me ci deve essere il regno di Dio. Il regno di Dio vuol dire la volontà di Dio in ogni area della mia vita. Amen. 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 Quindi togliere la cultura di influenza. Sì, Sì, per perché esempio a me, scusa, profeta, ma a me mi dicono, e la tua cultura al finale qual è? Dice quella dell'Argentina, la ispana o l'italiana? Io dico nessuna di tutte e due, la mia è la del regno. Non posso essere metà e metà, peggio ancora. E ritornando al servizio, è importante perché a volte andiamo nelle altre chiese e quello che notiamo tanto, Apostolo, è che magari le persone si danno da fare nella chiesa per farsi vedere. Cioè, nel senso, per cultura di quella città, perché è impressionante come in Italia ogni città ha la sua cultura, cioè Cambia ogni regione ha tantissimo. la sua cultura, il nord è in un modo, il sud è in un altro. E a volte i giovani, diciamo, senza discernimento mi dicono: no, past, come servono in quella chiesa è una cosa impressionante. E in realtà uno vede il cuore del come si serve e si vede che, come si diceva all'inizio, è per apparenza, è per un interesse, è per una cosa, è per un'altra. Quindi cerchiamo come chiesa, in mezzo a questa conversazione che abbiamo con tutti, di mettere il nostro cuore nella presenza di Dio e capire quali sono le intenzioni del nostro servire. Amen. Io penso che, come dice la parola, saranno i frutti a far vedere veramente. Se io servo e non vedo una certa benedizione da parte del regno, da parte di Dio, vuol dire che quella persona lo fa per farsi vedere, però quando una persona lo fa veramente per amore, perché io non posso amare voi se non amo prima Dio. Perché se io amo a Dio, dice l'amore di Dio copre moltitudine di peccati, sbagli, culture, tutto quello che è. Allora sì, noi amiamo veramente a ognuno di voi come Dio ci ama, noi non stiamo con la cultura, chi serve, chi non serve, e fare tanta differenza. Perché Dio non la fa con noi. Dio Così. Apostolo, non sta a guardare la cultura, sta a guardare il cuore. Amen. hai. E voglio Sì, dire, scusami. sì, io sono arrivata qui in Italia nell'89, il 14 di febbraio dell'89. Mai era stato senza andare a nessuna chiesa. Orazio si congregava in una chiesa a Vigna Vecchia, era una chiesa di fratelli. E io dicevo: no, perché devo andare in una chiesa di fratelli? Io il battesimo dello Spirito Santo, se voglio dire un alleluia, un amen, come faccio nella chiesa di fratelli che lì nemmeno una mosca fanno volare? C'era un'altra Allora, cultura. un'altra cultura, esatto. cultura evangelica. Vangeloide. Così che non ho voluto, e mentre che venivo in un pullman, guardando, perché era appena arrivata, ho visto appena un pezzetto di legno che diceva chiesa pentecostale, c'era una freccina, no? Così che sono scesa e ho seguito l'indicazione, sono andata in una chiesa che è la chiesa di Brozzi, non so se qualcuno di voi la conosce, che è proprio, come si chiama? Aiutatemi qui, passando il A San ponte, Donnino. no, Pistoiese. passa San Donnino. Le piagge, Le ok, piagge, sì. sì. Allora lì c'è ancora questa chiesa, l'Assemblea di Dio, no? E lì proprio il Signore ha voluto che il pastore fosse un salernitano di Salerno, così che io sono nata a Salerno, così che mi ha accolto con tanto amore, con tanto apprezzo.
E dopo, quando io sono arrivata dall'Argentina, veniva proprio piena del fuoco dello Spirito Santo. Il Signore faceva delle cose straordinarie e Lui vide questa unzione in me e mi diede da predicare, mi diede da fare visita, mi diede tutta la libertà in quella chiesa di fare, al punto che ho fatto le riunioni di donne, donne sole, e noi raccoglievamo più finanze di tutta la chiesa la domenica. E andavamo veramente con 3 o 4 o 5 macchine a fare visite all'ospedale, le persone che erano in coma si svegliavano, cose tremende. E lì ho avuto una persecuzione tremenda, perché dopo di 5, 6, 7 mesi si sono alzate i battezzati da 50 anni dallo Spirito Santo, perché la prima cosa che mi hanno detto: e tu hai il battesimo dello Spirito Santo? Sì, l'ho detto. E voi? Ah, io da 60 anni, da 50 andava anni. Andava per anzianità, per stagionatura, per stagionatura. E avevano una lingua che lavava il pavimento, guarda. E da quanto erano pettegoli. Di quanto. E lì è venuta una grande persecuzione. È arrivato un momento che il pastore mi ha chiamato e mi ha detto: sorella, mi dispiace, tu sai, dici, quanto ti apprezzo e quanto riconosci. Eravamo così legate nello spirito, perfino mio figlio Dani ha dato una piccola predica in quella chiesa, aveva 11 anni, Embrozzi. E lui mi apprezzava tanto e mi disse, sorella, tu sai quanto ti apprezzo, dice, però in realtà mi ha detto, io non posso dividere la chiesa per te. Dopo dice, tu... Dice, sei una nipote, mi ha detto, e loro sono figli. Che bello sentirsi dire così. Che mi ha detto? L'ho detto, non ti preoccupare, pastore. L'ho detto, io non so solo predicare e cantare nella chiesa, perché in quel tempo cantavo. E quando io aprivo la bocca per chiedere un canto in spagnolo, la chiesa scendeva un'unzione tremenda e il pastore prendeva una sola parola di quel canto e già aveva la predica. Avevamo veramente legati nello spirito tremendamente. Allora mi fece sedere, no? Così che io, senza nessun problema, capito, quando davano gli annunci nel palco di dire nel Carecin ci sono persone della Sicilia, dicevano la sala, il letto, dice di là è la casa di cura, di qua, di là, così che io mi sono dedicata a pulire la chiesa, comprava tutto, anche il materiale, io pulivo la chiesa, lasciava tutto brillante, facevo visite fuori. E un giorno arriva il pastore e mi dice, e stava visitando una persona, e mi dice, però sorella Rosa, dice, come è possibile, vado a visitare uno e mi dice, ora se n'è andato la sorella dell'Argentina di qua, vado a visitare un altro, ora se n'è andato di qua, ma sei dappertutto. E gli ho detto, faccio quello che posso fare. Cioè, nonostante ti avessero tolto dal servizio che è, te continuavi a servire in altro, certo, per amore dei fratelli, visite e tutto quanto. E questo in Italia. E questa è la scuola del ministero. Cioè, esatto, questa è la vera scuola, non è andare a fare la scuola biblica. Cioè, lì uno impara a studiare il testo e va bene, però tutto la vera scuola di ministero è amare le persone e servire in ogni area. Perché meglio di così di formazione di un pastore non ce n'è. Cioè, esatto, il pastore deve sapere tutte le aree di servizio e deve essere un servitore. Altri magari si sarebbero molto probabilmente offesi per quello che ti è stato detto, anche dal pastore se ne sarebbero andati. Esatto. Sì, mi ha detto che io ero una nipote. Va per gradi. Tu non sei nata qui, tu sei nipote. Quindi... Ma lì vedi proprio anche l'umiltà e l'amore e la gratitudine nel servizio che hai continuato. Ma io lo amavo al pastore. Apostolo, per andare verso la conclusione, c'è stato un momento nella tua vita, in tutto quello che ci hai raccontato, dove anche se servivi, anche se davi tutto per Dio, hai avuto un momento difficile, un momento di scoraggiamento, o con la famiglia, no? A volte uno dice, sto dando tutto, ma non vedo Dio rispondere in determinate aree. Se sì, se ce l'hai avuto, come l'hai superato?
cosa ti ha mantenuto. E anche perché Apostolo molte volte tendiamo a far vedere sempre la facciata della spiritualità, no? Va tutto bene, gloria a Dio, no, amen. Va bene, io ho testimoni qui dentro e voi siete anche voi due, Enson, ci sono diversi. Quando siamo andati a predicare nella scuola, ricordate? Tante scuole, quale ti No, 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 riferisci? questa dove voi andavate quando era piccola, ricordate? Siamo E stati lì con il alle professore di scuole religione. medie, sì. Ok, sì. Ecco, e lui ha fatto parlare a tutti i ragazzi, e come ho detto non c'era Enzo, c'erano diversi, e dopo mi ha detto, e tu che sei la nonna, puoi dire qualcosa? E ora non mi ricordo tutto quello che ho detto, e lui mi ha detto, però dimmi una cosa negativa, dimmi... Perché parla tutto buono, tutto, dimmi qualcosa che tu hai voluto e non lo hai ricevuto. E mai ti sei scoraggiata, mai ti sei tirato indietro. Ti ricordi che mi fece quella domanda? E io l'unica cosa che gli dissi a lui, una sola cosa, io l'ho chiesto a Dio, non me l'ha dato, una sola cosa. Per il fatto che non me l'abbia dato non vuol dire che io smetto di amare Dio, perché lui sa benissimo se era conveniente quello che io gli chiedevo o no. E lui mi disse qual è? È che io le ho chiesto che non voleva che morisse il mio marito, io volevo vedere al mio marito convertito, l'ho visto convertito, però dopo di pochi mesi il Signore se l'ha preso e io volevo che lui vivesse per poter entrare, perché sempre ho sognato entrare con il mio marito in chiesa, sempre ho sognato servire al Signore con il mio marito come coppia, e questa è l'unica cosa che il Signore non mi ha risposto, però non per questo io smetto di amarlo. Amen. Amen. Apostolo, cosa come mamma di tutti noi, come mamma spirituale, parlando di servizio? Cosa senti che in questo momento manca in questa casa e cosa senti che Dio vuole fare in questa nuova O stagione? come incoraggiare o come dirigere questa stagione. Allora, sono molte domande per Ma infatti, cioè, non rispondere. aggiungere, Eh già! sì, perché tu ne hai fatto due o tre, lui se Sennò devo qua non rispondere tutte finiamo le devo più. scrivere. No. Riformuliamo, come Sì. mamma spirituale. Allora, io come mamma L'ha già spirituale posso dire quello preso. che veramente sento che manca, che mi piacerebbe, perché essendo veramente la madre e amarvi come figli, e uno la mamma sempre pretende o desidera no, cose migliori. E nel caso della Chiesa, ci sono tante cose che io vorrei, più comunione, più consacrazione, più crescita, più amore per le anime, che non c'è. La domenica questa non è una messa che voi venite e vi sedete per ascoltarmi me. Quello che io sto raccontando, se lo ascolta una persona che non si è convertito e vede veramente la fedeltà di Dio, è il momento che può aprire il cuore. A voi vi posso incoraggiare, però voi già penso e credo e desidero che tutti siete salvati, però non è per questo che la domenica ci raduniamo. È vero che ci raduniamo per lodare il Signore, però il Signore ci ha salvato per portare frutto alla sua presenza. E questo è quello che io lo desidero tanto e non capisco a voi, perché la stessa pastora che è venuta qui l'ha detto che loro mai hanno avuto una chiesa piena e sempre con persone nuove mentre che sono stata io in chiesa. Questo ragazzo che l'ho cresciuto io e pensavano che era la mamma, lui Medran, mi diceva: io ancora mi ricordo quanti viaggi tu facevi in macchina per portare le persone, andavi e venivi. E i miei figli ne facevo andare a piedi. Quando si amano le anime, sì, è vero che la famiglia è prima, però se la famiglia è salvata, dobbiamo cercare gli altri.
andare a cercare gli altri quando la mia famiglia è in perdizione non va bene. Per accontentarmi che io, mio marito e i miei figli siamo salvati, stiamo in chiesa, felici e contenti, quando ci sono tante famiglie che hanno bisogno non sta bene. Io ho sentito sempre, da quando mi sono convertita, io non posso andare in chiesa senza portare un'anima. Sempre. E io vedo che questo non c'è in voi e io soffro. Perché se veramente voi siete figli della casa, dovete avere lo stesso spirito. E non lo vedo. Nessuno di voi porta un vicino, nessuno di voi porta un collega di lavoro, nessuno di voi porta nessuno, nemmeno i genitori. Dov'è la differenza? Si va a messa? Questo fa dubitare se veramente abbiamo la gioia della salvezza, perché se veramente io apprezzo quello che il Signore ha fatto nella mia vita, non posso essere così egoista di non condividerlo. Io un giorno ho trovato, sempre parlo dell'Argentina, qui ho fatto tanto e Dio lo sa, ho trovato un prete alla fermata di un pullman. Era l'unica maniera che io potevo predicare a un prete, perché se io mi fermo alla fermata e gli dico qualcosa, così che ho aperto lo sportello e gli ho detto venga, salga, dove deve andare io lo porto. Appena che è salito il prete, io subito gli ho detto che bello parlare di Gesù, lui è morto sulla croce e lui ha iniziato grazie con la Madonna e grazie che la Madonna e grazie alla Madonna, ma io l'ho predicato a Cristo. Nell'ospedale quando è nato mio figlio Dani, e anche questo è di imparare, molte volte noi testimoniamo qualcosa e non ci rendiamo conto perché lo diciamo, però sicuramente Dio vuole aprire il cuore e la mente di qualcuno. Io, come sapete, ho 4 figli e i 3 primi figli l'ho fatto normalmente, a chi con meno ore, a chi con più ore, però sono nati normali. Con Dani non è stato così. Con Dani a 3 mesi già voleva nascere. La storia è lunga, però sarò corta. Sono andata all'ospedale perché stavo per perderlo e loro hanno detto non è possibile che questo ragazzo che lei ha nel ventre abbia solo 3 mesi, perché già pesava 3 chili. E sono stata nell'ospedale dai 3 mesi ai 6 mesi e 3 settimane. Mi mancava una settimana per i 7 mesi. E io stavo male in quel tempo. Era poco tempo che mi era convertita. E io le dicevo, Signore, ma ti servo poco fuori di questo ospedale. Ti porto tutte le domeniche persone a te. Porto tutte le domeniche, faccio su e giù portandoti persone. Perché mi hai voluto rinchiudere qui dentro? E sono stata quelli 3 mesi e 3 settimane sempre con la febbre per non perderlo. E con contrazioni. E il Signore mi voleva in quell'ospedale per poter veramente predicare alle suore, predicare ai preti che venivano al mattino, secondo loro, a darci l'acqua santa della benedizione. Noi mai sappiamo perché il Signore ci vuole a qualche parte, però non dirle mai il Signore perché, sino come si dice in spagnolo, para qué. Che vuoi che io faccia? E non solo di quell'ospedale sono uscite persone che partorivano insieme a me, salvate, sino che, come ho detto, ho avuto opportunità con i preti e con le suore.
e dopo ho seguito anche quelle persone che erano vicine a casa mia dopo dell'ospedale. Il Signore, quando siamo veramente è nel regno, nella volontà di Dio, Lui ci pianterà e ci porterà dove Lui vuole, dove Lui ha bisogno. Sapete che nemmeno la casa che voi pensate che avete scelto, dove vivete, è stato piacere o volere vostro. Dio ha un proposito. Amen. Così che non dire che bella casa, al fine. Dimmi, Signore, mostrami. Mostrami che cuore è pronto di questo palazzo. Che famiglia è pronta per raccoglierla. Sapete che il cuore di un evangelista è un cuore come un medico che non esce mai senza la sua valigetta. Valigetta, sempre pronto. Io viaggiavo in Argentina da Cordova a Buenos Aires, sono 850 chilometri, e nella valigia io riempivo di volantini, perché sapevo che nel treno, scendendo, salendo, sempre doveva essere pronto per predicare. E quando era seduto in uno dei vagoni, per la prima cosa io dicevo: Signore, lì c'ho un libro che dice Passione per le anime, io ve lo consiglio, compratelo, Passione per le anime. È una cosa che mi ha colpito proprio di questo libro, che dice: quando il Signore ti dice di andare a quella persona a parlarlo, non lasciare nemmeno un giorno in più, vai, perché vuol dire che quel cuore è pronto. E questo lo dico perché tante volte, parlando con voi, il Signore mi ha detto che devo andare a pregare per quella persona, il Signore mi ha detto che devo andare a evangelizzare a quella, il Signore mi ha... e passano i mesi e non ci andate, e quel cuore dopo si chiude. Noi dobbiamo camminare al ritmo di Dio. Amen. La salvezza per me e sarà per sempre mentre vivo. Dio mi ha assunto nel suo regno. Reparto e io devo lavorare. Reparto risorse umane. Reparto risorse umane. La serie che stiamo vedendo. Amen. E questo è quello che io desidero veramente. Non vorrei veramente partire e vedere la Chiesa addormentata com'è, che ognuno pensa per se stesso. Basta che vado io la domenica, no. La domenica è per portare anime. La domenica è che tu devi far vedere il lavoro della settimana. Tu già sei salvato. E sai una cosa? Se sei ambizioso, voglio dirti che per ogni anima che tu porti al Signore è una perla nella tua corona. Non so se avrai corona, però perle sicuramente non avrai se non porti anima a Dio. Amen. Grazie, Apostolo. Grazie, Apostolo. Io non posso mettermi in piedi, però io vorrei dare questo applauso in piedi a Dio. Amen. Perché Lui è con Lui che fa. Lui merita tutta la gloria. Lui è il grande, il buono, il generoso, il potente, il Salvatore, il Signore. Lui è unico. Apostolo, puoi guidarci in una preghiera per potete concludere? Potete sedervi. Una volta ho detto, e penso che sarebbe veramente buono farlo, chiudere la porta della chiesa, e il che non viene accompagnato con un'anima nuova non lo facciamo entrare. Voi ridete. Ma io lo farò.
l'Evangelo, le buone notizie sono per coloro che sono ancora nella perdizione, non per noi. C'è tanto bisogno. Apostolo, puoi concludere per noi pregando assieme? Amen. Vogliamo pregare. Signore, grazie, grazie, grazie per quello che tu sei. Grazie, Signore, perché solo attraverso di te possiamo amare. Sì, Signore. È solo attraverso di te che possiamo avere compassione per le anime. Sì, sì. E io ti chiedo, papà, tu mi hai scelto, padre, come madre di questa chiesa. E dice che in la tradizione giudia è la madre che dà il carattere, la madre che dà tutto al figlio. E io voglio lasciare questo, Signore, nella tua chiesa, che tu l'hai comprato con quel prezzo di sangue. L'amore per le anime. Amen. La passione, una passione smisurata per le anime. Quella passione tua che è stata così forte, che è così forte, che tu hai dato a Gesù Cristo. È stato così grande il prezzo che hai pagato, il dolore che hai sofferto per amore a noi. Sì, sì. Che tu possa dare, Signore, quella rivelazione, quanto tu ami una sola anima. Spirito Santo, tu sei lo Spirito dell'Eterno, tu sei lo Spirito di Gesù Cristo. Da questa rivelazione in ogni cuore, sì, Signore, affinché possiamo portare quelli frutti che tu ti aspetti, non solo nella trasformazione del nostro carattere, sino anime, sì, Signore, anime a te, Signore. Padre, che possiamo essere una chiesa che veramente evangelizziamo, che condividiamo l'amore di Cristo. Signore, fa che i tuoi figli, dovunque si trovano in questa settimana, possano ricordare la fermata di pullman, in un supermercato, fuori, in un parcheggio, dovunque si trovano nel lavoro, che tu possa, Spirito Santo, sussurrare nella loro mente. Ti metto questa persona davanti solo affinché tu gli parli del mio amore. Spirito Santo, abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di te, Spirito Santo. Sì, sì. Perché solo te, Spirito di Dio, puoi darci il cuore del Padre, quella compassione, quell'amore per i perduti. Vogliamo che questa Chiesa si possa veramente conoscere per l'amore. Sì, papà. Yes, Lord. Padre, voglio chiederti per tutte le famiglie che sono presenti, che hanno i genitori, Signore, che hanno dei zii e dei fratelli. Sì, sì. Tu hai detto tu è casa tua. Sì. Ti prego, Signore, di risvegliare in loro questo amore per la famiglia. Sì, Padre. Signore, non vogliamo essere egoista. Vogliamo condividere il tuo amore. Sì, sì. Vogliamo condividere quella tua grazia. Sì, Padre. Sì, sì. Tu sei, Signore, così buono per noi. Sì, Padre. Spirito Santo, lavora. Lavora più che mai in questo tempo, Spirito di Dio. Vogliamo vedere, Signore, veramente come tu spandi quella tua grazia, papà. E vogliamo intercedere, Signore, intercedere, di incoraggiare di più, papà, di sapendo che le tue promesse sono sì e sono amen. Basta proclamarle, basta crederle, affinché tu possa fare ogni opera, Signore, nelle nostre famiglie. Amen. Risveglia quel fuoco del tuo spirito. Amen. Amen. Yes, Lord. Risveglia in noi. Amen. Risveglia quel fuoco. Yes, Jesus. E grazie, papà, perché tu hai fatto un'opera meravigliosa. Non ci hai lasciato da solo.
dobbiamo solo dire sì, io voglio, che lo Spirito possa lavorare, tu sì, farai sì, il resto. Sì, sì. Ti diamo la gloria, perché sei unico, sei un Padre meraviglioso e unico, Dio. Sì, sì. Grazie, papà. Grazie. Grazie per la tua presenza. Grazie per ogni famiglia, grazie per ogni figlio della casa. Amen. Grazie per la salute, Signore, che tu ci dai. Sì, sì, sì. Grazie per ogni cosa, perché tutto viene da te. Amen. Grazie. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Famiglia, per oggi è tutto, ringraziamo a tutti, è stato bello condividere assieme, Dio vi benedica e ci vediamo alla prossima. God bless you all. Benedizioni.